Sì, allora innanzitutto mi presento, sono Strimbanu Laurenzio e sono il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Cremona. Il presidente, come tutti gli anni, partecipa ai coordinamenti regionali della Lombardia in cui si discute appunto di problematiche che vanno oltre alla provincia, in questo caso la maturità. Abbiamo svolto un sondaggio che abbiamo fatto girare nelle scuole, abbiamo avuto circa 120.000 risposte, da Cremona ne sono arrivate poco, in proporzione agli studenti che rappresentiamo, sono circa 4.000 risposte su 18.000 studenti, però ci riteniamo comunque abbastanza soddisfatti. Le risposte sono state quelle che ci aspettavamo perché tanti studenti non si sentono pronti a svolgere una maturità, diciamo tradizionale, come tutti gli anni completa, vorrebbero avere solo una prova scritta e una prova orale, magari con tesina. Il problema però non riguarda solo i ragazzi di quinta, ma anche i ragazzi di quarta superiore e di terza superiore, perché si ritroveranno con una maturità molto probabilmente diciamo tradizionale, avendo fatto 2 anni scolastici in DAD e si ritrovano con un programma magari non ancora svolto, non al passo con i tempi, o si ritrovano ancora a studiare argomenti degli anni passati che non sono riusciti a svolgere in tempo, o comunque non si sentono adeguati preparati adeguatamente a come dovrebbero essere per svolgere al meglio la maturità. Questo sicuramente avrà un riscontro sul loro futuro e sul loro risultato alla maturità, che poi diciamo li segnerà per tutta la vita. Allora, innanzitutto io sono Rastelli Federico, sono il vicepresidente della Consulta Provinciale e rappresentante del Manin. Noi siamo sicuramente contenti di essere tornati a scuola dopo un periodo davvero lungo e difficile di didattica a distanza che ci impegnava tutti i giorni, ore e ore davanti al computer, comunque non è stato sicuramente facile. Ovviamente i problemi sono rimasti perché purtroppo i trasporti sono ancora affollati. Non c'è stato forse il cambiamento che auspicavamo, ma soprattutto abbiamo mostrato un po' di difficoltà nel poter partecipare alle commissioni, ai tavoli che si sono riuniti a livello provinciale per quanto riguarda questo argomento, che forse è il più caldo, il più discusso dal punto di vista appunto del rientro a scuola. Ciò detto, la consulta è in prima linea da questo punto di vista. Abbiamo anche organizzato un questionario a livello regionale sulla questione dei trasporti proprio. E niente, ci stiamo sicuramente muovendo sia come provincia sia come regione, come consulta, ma la nostra domanda alle istituzioni è ascoltateci, la nostra richiesta è ascoltateci perché viviamo noi in prima persona questi problemi e sarebbe cosa buona che avessimo anche noi uno spazio dove poter essere ascoltati, appunto, poter almeno prendere visione di quello che è fatto in prima persona. Allora, oggi per fortuna siamo riusciti a riunirci per la prima volta in presenza e a incontrare dal vivo tutti anche gli altri rappresentanti. Io sono Davide Sudati, sono il segretario della consulta e rappresentante del liceo Grissola. Prevalentemente oggi abbiamo riformato il nostro regolamento interno, abbiamo avviato quella che è la commissione arte che si occuperà di realizzare quello che è il principale evento della consulta, che è la giornata dell'arte. Speriamo di poter avviare questo progetto in presenza, tuttavia dovremo anche lasciare un dialogo aperto su quella che sarà poi la modalità a distanza, perché da adesso a giugno sarà difficile capire quelle che saranno le evoluzioni della situazione pandemica. Dunque lavoreremo su entrambi i fronti. In secondo luogo, abbiamo lavorato anche su quella che è la nostra commissione cultura per poter dare avvio a delle conferenze con i principali personaggi di carattere teatrale e artistico della nostra provincia. Quindi adesso prenderemo i contatti, poi dopo faremo pubblicare un programma che verrà diffuso agli studenti.